avviato le procedure per lavori corrispondenti a 20 milioni e mezzo. 20 milioni e mezzo, che è una cifra. 20 milioni di euro, cosa deve aspettarsi la città di Crotone? Beh, sono misure che variano dall'istruzione all'inclusione sociale, allo sport, alla rigenerazione urbana. Abbiamo annunciato l'aggiudicazione dei lavori per 3 mense scolastiche, 450 alunni avranno la possibilità di fruire di un servizio che attualmente manca, le mense dell'Alcmeone via Saffo, Rosmini, Presto Anna Franca e Papanice. In più l'aggiudicazione e consegna dei lavori di 2 asili, quali quelli di Margherita e di via Pirandello, e una serie di interventi sia di sportivi che di rigenerazione urbana. Si punta molto con questo PNRR verso lo sport. Pensiamo ad esempio al campo di Tufolo e al settore B che avranno una veste completamente nuova. Sì, sono lavori che stanno procedendo spediti, le ditte stanno già lavorando. Puntiamo tanto perché conosciamo, ci rendiamo conto di quanto lo sport ha una valenza inclusiva e sociale in una realtà come il territorio di Crotone. E infatti la nostra ambizione, la nostra visione è quella di andare a completare il concetto di città dello sport, perché oltre alla riqualificazione di questi 2 impianti andremo a realizzare una cittadella dello sport indoor per la ginnastica e le arti marziali, riqualificheremo la struttura geodetica di Tufolo per praticare una serie di sport al chiuso e tutta una serie di impianti sportivi di quartiere che vedranno una nuova veste, una nuova luce. È l'inizio di una importantissima sfida che della città di Crotone. Alcune volte hanno cercato di far passare il PNRR come una scatola vuota, addirittura una farsa. Non è così. Tantissimi progetti, palestre, mense, impianti sportivi, rigenerazione urbana, riqualificazione di Poggio Pudano o dei quartieri Vescovatello e altri ancora. Quindi per noi il PNRR è una bella realtà che consentirà veramente di cambiare volto a questa città. E dopo mesi si torna a parlare di antica Crotone, qual è la novità? Ma guardi, in realtà oggi non abbiamo parlato di antica Crotone, l'ho solo accennata. E lì è in corso la fase di progettazione, i 3 cluster sono oggetti di studio e di confronto, ma al termine delle progettazioni inizieranno i lavori, perché Invitalia, a cui ci eravamo affidati come CUC, centrale unica di committenza, hanno già individuato le ditte che seguiranno i lavori. E una parentesi politica che serve, come si sta preparando il sindaco al prossimo consiglio comunale? Cosa ci dice sulla sua maggioranza? Ma la maggioranza io continuo a dire che è stabile, guardi, perché se è vero che in prima convocazione occorrono 17 persone, uno per esempio oggi un mio consigliere è ricoverato in ospedale, quindi può capitare che uno abbia problemi. Ma in seconda convocazione l'abbiamo visto come è andato il Consiglio Comunale. Noi eravamo 15-16 e tra i banchi della minoranza erano 9-10 persone. Quindi.